dall'altra parte, in alto, in basso, mi avvicino. L'ultimo. Benissimo. Buonasera, prego, si accomodi. Allora, io sono la dottoressa Chiara e oggi andiamo ad esaminare un pochino la sua ferita, a vedere come va. Facciamo una vista neurologica, ok? Molto bene. Allora, vado un attimo a guardare la sua cartella. Allora, vediamo un attimo. Qui vedo che... Ok, quindi una settimana fa una caduta, d'accordo. Le hanno fatto 3 punti, ok. E va bene. Adesso intanto andiamo a disinfettare un attimo la ferita, a vedere com'è messa. Ma in realtà, cioè, dopo una settimana dovrebbe essere tutto a posto. E poi andrò a farle delle domande e la visita. Ma prima volevo occuparmi della ferita. Ok, bene, perché dopo l'andremo anche leggermente a muovere, per forza. Allora. Vado a mettermi i guanti. Allora, lei intanto sta mettendo l'antibiotico tutti i giorni sulla ferita. Ok, la sta disinfettando un pochino. Ok, e la connettina? Come no? No, va messa. E proprio anche per una questione estetica, la pelle si deve riprendere, soprattutto essendo sul viso. Secondo me le preferirebbe che la pelle ricrescesse normalmente, giusto? Quindi la connettivina è fondamentale. La andiamo a mettere oggi e poi mi promette che la compra, o se ce la cade, insomma, la applica tutti i giorni.
Andiamo un secondo a vedere questa ferita, andiamo a togliere la garza, va bene? La vado anche un pochino magari a tagliare per prenderla. Allora. Ok, mi sembra pulita, quindi è un buon segno, buttiamo. Ok, ne ha messa troppa di garza comunque, magari adesso non penso la rimetteremo, però è un po' tanta per il tipo di ferita, ma va bene, non è un problema, solo per avvisarla. Adesso guardiamo un attimo la ferita da vicino, esatto, vedo 3 punti, di cui uno si è già tolto, molto bene, il secondo si sta già togliendo, forse si potrebbe anche togliere da solo oggi, e il terzo aspettiamo, ma si dovrebbero togliere appunto da soli, non forziamo, d'accordo? Ok, andiamo a disinfettare un attimo. Mi avvicino ancora un secondo e vado a tamponare delicatamente. Benissimo, fa un po' male. No, ok. Questo lo buttiamo.
Mettiamo via tutto. E questa si riconosce abbastanza bene dalla confezione. Non so se ce l'ha a casa. Va bene anche quella classica. È sempre utile questa avercela in casa perché capita di una bruciatura, un piccolo taglio. Metto poco, tanto così è sufficiente, anzi anche troppo. E vado a distribuirlo e a farlo assorbire. Adesso le chiedo a lei, dopo questa visita, starà un po' all'aria aperta, un po' al sole, tornerà direttamente a casa? Sole. Ok, allora, per le prossime volte si ricordi anche di comprare la crema solare, se non ce l'ha, la più alta, quindi 50, addirittura 100, va bene anche 50 o più. E adesso invece le metto il cerotto, d'accordo? Così giusto la protegge, perché il sole tende a rovinare la pelle e lo farebbe cicatrizzare, ok? Cicatrizzare male. Appena torna a casa poi lo toglie. Tolgo anche questo che tanto mi servirà fra poco. Quindi se proprio non vuol mettere la crema solare, allora cerotto per proteggerla dal sole. Questo è un cerotto anche con un pochino di protezione per i batteri, però insomma va bene anche quello classico. E andiamo a metterlo delicatamente sulla ferita. Perfetto. Questo li mettiamo via dopo. Adesso iniziamo la vista vera e propria. Ok. Quindi allora, qui c'è scritto che le hanno prescritto nel caso. Allora, vabbè, oltre alla crema antibiotica c'è antidolorifico all'occorrenza, quindi le chiedo se... Aspetti. Ha assunto degli antidolorifici. Che tipo? Quanti? Si è smesso o si è ancora lì? Assume. Ok, della tachipirina. 500.
Solo i primi 2 giorni, va bene. Ok. Sì, esatto. Va bene, poi le volevo chiedere un attimo se sente dolore in questo momento, esatto, proprio. Anche mentre le toccavo la ferita. No, ora no. Mal di testa o vertigini? Invece la vista ha subito dei cambiamenti rispetto al suo solito, io non so se lei come si è messa con la vista, insomma, però rispetto al solito. Va bene. Udito. Ok. Quindi negli ultimi 2 giorni ha sentito come un fischio a volte. In che momento della giornata è stato sempre nello stesso momento? Oppure faceva prima qualcosa? Ok, un piccolo sforzo, va bene. D'accordo. Quindi invece per il mal di testa ha preso qualcosa? Ok, la tachipirina era sufficiente, perfetto. Come sta dormendo? Nessun problema, perfetto. Ha notato cambiamenti per quanto riguarda memoria e concentrazione? Ok, sono i primi 2 giorni, va bene. Collo, come va? Adesso andremo a controllare, però meglio, d'accordo. Bene, io le ho chiesto tutto ciò che mi serviva. Cominciamo a controllare un attimo i segni vitali, quindi pressione, battito, eccetera. Allora. Così piccole, dovrei farlo un po' più grande comunque. Allora, mi dia il braccio così. Lo infiliamo nel braccio, ok? E lo vado a chiudere. È troppo stretto? Lo sente bene? Ok. Molto bene. Vado un attimo a sentire anche. Bene. Con la pressione è tutto a posto.
adesso e poi lo metterò via. Ok, andiamo un attimo a sentire il cuore. Ok, sento un attimo, giusto per precauzione, anche un po' sui lati, l'altro lato. Ok, benissimo. Adesso mi avvicino un secondo e vado un attimo a toccare il viso. Se premo qui fa male. Ok. Qui dietro fa male. Qui. Qui. Guardi negli occhi. Faccio pressione un po' più forte, fa male. Qui. Ok, va bene. Adesso faremo un po' di esercizi appunto sulla sensibilità e sulla testa, sul movimento della testa, d'accordo? Lei mi dica se sente qualcosa che non va, se sente dei giramenti, sempre qualcosa che tira. D'accordo, perfetto. Facciamo un po' di resistenza. Adesso le chiedo di tirare sulle sopracciglia, tirerà un po' male, la ferita è messa bene. E gliele vado un pochino a... Adesso le alzi, le abbassi, scusa, tipo così. Io provo ad alzarle, molto bene. Adesso provo a girare la testa a destra, lei non me lo permetta. Bene, dall'altra parte. Ok, adesso il contrario, giro la testa. Molto bene, io provo un attimo a spostargliela. Perfetto, dall'altra parte. Io provo a spostargliela. Ok, molto bene. Adesso anche stessa cosa ma in alto. Io provo ad abbassargliela. Ok, in basso. Provo ad alzarla. Benissimo. Adesso mi metto la testa così un attimo. Poi così, ok, l'accompagno, bene, dall'altra parte, benissimo, come va? Giramenti, ok, leggero male al collo, è normale. Anche io quando non l'ho mostrato, ma questa è anche un po' la postura, può capitare. Adesso mi faccio un bel sorriso, tanto tanto tanto, e io provo ad abbassarlo. Adesso lingua fuori, destra e sinistra, un po' così, va bene, la difficoltà no, perfetto. Passiamo ora un attimo alle sensazioni. Sarà un pochino più difficile forse, però è molto importante. Cominciamo dal duro o morbido. Cosa intendo? Adesso prenderò un cotton pioc e invece un stuzzicadente. Stuzzicadente, sì. E lei mi dovrà dire, ovviamente chiuderà gli occhi. Ok. Prendo un cotton pioc. E lei mi dovrà dire se sentirà morbido o duro, comunque che pizzica. Ok? Chiudo gli occhi, molto bene. Ok. Bene. 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 Ok. Ok. Adesso mi dia un attimo le mani. D'accordo.
destra. Benissimo. Benissimo, perfetto. Lo faccio anche un attimo sulle ginocchia. Però la vista sta andando perfettamente, benissimo, veramente la ringrazio anche perché è proprio sul pezzo. Bene, allora adesso le chiedo un attimo, andiamo un secondo con la sensazione del freddo, quindi le chiedo un attimo di chiudere gli occhi e dirmi dove sente questa sensazione. Mi metto anche le mani così, così abbiamo tutto, ok? Fronte, naso, mano, destra, sinistra. Userò appunto questo diapason. Funziona così. Ok? E quando lo tocco smette immediatamente. Quindi ciò che andrò a fare intanto mi dica, lo allontanerò pian piano e mi dovrà dire quando smette un pochino di sentire il suono. Quindi sempre anche occhi chiusi. Benissimo. Benissimo. Ancora un attimo al centro. Adesso, sempre, mi metterò sulla sua tempia e mi deve dire se sente la vibrazione, ok? Quindi lo farò sempre vibrare. Ok, e mi dica quando smette. Benissimo, ancora. Smesso. Ok, perfetto. Anche col diapason abbiamo finito. Uno strumento molto interessante, sì, mi rilassa anche, devo dire. Adesso, sempre per l'udito, le dirò, per l'udito e anche un po' per la memoria, le dirò 5 parole a
voce, ok, in un orecchio, lei mi deve dire che parole sono e ripetermele, ok? Le ripeterò, le dirò a una certa distanza. Siamo a circa metà e prendo appunti prima di scordarmi, comunque va tutto bene. Siamo alla vista. Intanto, anzi, controlliamo un attimo prima il riflesso. Le metterò, la preparo, le metterò questo pezzettino di cotone qui, nell'angolino dell'occhio qui. E lei, appunto, di riflesso dovrà chiudere gli occhi, ma se sente il riflesso, ok? Mi avvicino. Bene. Molto bene, perfetto. Controllo un attimo solo il riflesso del mento, mi sono scordata prima. Ok. Benissimo. Adesso abbasso un secondo le luci perché devo vedere con la mia luce, che è questa qui. Abbasso leggermente le luci. Ok? Andiamo. E adesso mi avvicino un attimo, le copro un occhio. Adesso lei mi guardi un punto fisso dietro di me, può essere anche uno di quei cervellini, ok, lì. Punto fisso, benissimo, e mi avvicino. Guardi il punto fisso lontano da me. Luce, abbiamo finito. Prima di tornare a rialzare le luci, devo dire che colori veda. Ok, sono un po' veloci. Benissimo. Verde. Blu. Con un occhio solo. Le luci, benissimo.
Adesso seguo il mio dito, l'ho ben fisso qui, lo seguo con lo sguardo. Di nuovo. Devo controllare che si incrocino gli occhi. Ok. Benissimo. Adesso guardi un punto fisso lì. Perfetto. Lo guardi, lo guardi, lo guardi. Adesso guardi il mio dito. Ok. Ora andiamo a testare la sua visione periferica. Mi deve dire quando comincio a vedere. E adesso invece mi devi dire quando fanno così. Benissimo, perfetto, perfetto. Io direi che ci siamo, anzi, ha una fantastica visione periferica, se posso. Ci mancano giusto olfatto e gusto. Per l'affetto le farò sentire tre odori. Se la aiuta a chiudere gli occhi bene, se no no. Rosmarino, perfetto. Era facilissima. Adesso andiamo con il gusto. Ho quattro di questi bicchierini qui, d'accordo? E ognuno ha un liquido con un gusto diverso. Con la bocca l'appoggio sulla lingua. Può portarselo dalla bocca. Salato, perfetto. Cambio bastoncino. Cambio bicchiere. Questo è quasi finito, quindi devo andare un attimo. Benissimo, allora la vista è finita, mi segno giusto le ultime due cose. Gliela scrivo la connettivina, se lo ricorda. Ok, se lo ricorda, mi raccomando, proprio anche per una questione.
questione estetica a parte tutto. Direi che va tutto bene. Il fischio non l'ha udito, vertigini non le ha sentite, d'accordo. Se comunque diciamo che entro una settimana le vertigini non spariranno completamente e anche il fischio all'orecchio si ripresenterà qualche volta, mi chiama e magari facciamo un controllino solo su quelle due cose. Però è normale. Ognuno ci mette il suo tempo, diciamo che è passata solo una settimana, potrebbe metterci altri 2 o 3 giorni. Non faccia troppi sforzi, non si esponga a suoni e luoghi troppo rumorosi. Ok? E non si metta neanche le cuffie per un po'. D'accordo. Molto bene, anche la musica ha sparato nelle orecchie. Benissimo. Del resto si riposi e può riprendere la sua quotidianità, in ogni caso con un minimo di accortezza in più. Benissimo. La ringrazio. Arrivederci. Ciao, allora fammi entrare il prossimo paziente e se riesci a portarmi anche adesso dei guanti nuovi, una scatola di guanti nuovi e i 4 sapori, ok? Perché sono quasi finiti. Poi adesso, dopo magari stasera ricontrolliamo se c'è tutto e nel caso aggiorniamo un pochino cosa c'è da comprare. Perfetto, grazie. Ok, quanti ce ne sono oggi? Ancora?